Bella ragazzi e bentrovati in questo nuovo episodio della carriera allenatore su FIFA 15. Neanche oggi c'è la facecam perché vado un po' di fretta e perché vorrei farvi avere questo video il prima possibile, possibilmente domani, ovvero martedì. E quindi chiaramente senza facecam ci metto anche meno tempo a editarlo, quindi meglio così. Ci eravamo lasciati così, con una situazione a metà tra Livorno e Udinese e quindi tante indecisioni per il nostro futuro. Cosa ho deciso, soprattutto grazie a molti commenti che mi sono arrivati sotto lo scorso episodio? Ho deciso di rimanere e di rifiutare l'offerta dell'Udinese, perché comunque mi avete dato delle motivazioni che mi hanno, diciamo, convinto, ecco. In particolare una, tra l'altro, se volete potete andarla a leggere sotto lo scorso episodio, ho anche risposto pubblicamente. E quindi, vabbè, in generale. Intanto rifiutiamo l'Udinese, ringrazio quindi tutti voi, tutti quelli che mi hanno dato un feedback, se vogliamo. Con l'Udinese ci giocheremo, ma da avversari, sarà la prossima partita. Partita tosta, ma che dobbiamo affrontare in modo migliore. Partiamo subito forte con Maicon, si inserisce su Raco, Maicon porta palla, si propone Coman, rimpallo, pallone buono per Baluri, al volo col sinistro! La respinta di Carnesi, qua al limite Pereira per Guglielmo. Scambi veloci con Dempsey che la mette tesa al centro e Muriel. Segna il gol dell'1-0, Udinese in vantaggio al settimo minuto. Poi errore difensivo di Antei che consegna palla a Muriel. Alla fine pallone dentro per Pereira nel rigore, la rimette per Muriel a vuoto Reed. Quindi Luci per Baluli che vuole trovare un varco. Baluli entra nel rigore, Baluli poi la mette dentro per Luci. Guglielmo ha messo fuori il pallone verso Reed che restituisce a Baluli, tentativo di rovesciata. Non era male l'idea. Intanto Muriel per Fernandes, palla dentro, occhio a Dempsey che si gira col destro. Pericolo al terzo del secondo tempo con lo statunitense che ha sfiorato il 2-0. Viste con il pallone per Muriel. Dentro il destro, la splendida risposta di Aboko. E poi Dempsey si mangia anche questo. E allora sul pallone va Siligardi che vuole trovare la porta. Siligardi con la deviazione decisiva di Danilo. Il pallone era in porta. Sinistra vuole andare da solo, viene chiusa di Marchio Lambrughi. Riserve verde che può andare al cross. Palla sul secondo palo. Baluli! Il pareggio del Livorno, Fares Baluli, altro gol, ottimo periodo e ottimo stato di forma per il francese che fa 1-1 nel momento forse più brutto della nostra partita. Chiama palla e poi è freddo di testa, stacco perentorio, nulla da fare per Carnesi, Siligardi sta partendo Coman centralmente, Siligardi lo vede, lo lancia molto bene, può correre Coman verso la porta di Carnesi, Coman in rigore, Coman, si ferma, Coman per Verde, Daniele Verde! Segna il 2-1, remontata del Livorno! Incredibile! La prima volta di Verde con la maglia toscana! Incredibile gol! Rocambolesco si è inserito l'assist di Coman. Il pallone che finisce non so come in porta. E il Livorno va in vantaggio, ragazzi! Va in vantaggio il Livorno! Ma finisce la partita! Una vittoria con il cuore del Livorno in rimonta nei minuti finali su un Udinese che dimostra di avere bisogno di un altro allenatore perché è una squadra che comunque è in difficoltà, è una squadra che da Udinese è andata in vantaggio e poi si è coperta. Livorno che soprattutto nel primo tempo ha giocato meglio, poi nel secondo forse ha lasciato anche qualche spazio, ma era prevedibile per andare a prendere questa vittoria. Rimonta in pochissimi minuti, firmata Baluli Verde. Era il 13 settembre, Livorno-Bologna 1-0, quella l'ultima vittoria in casa del Livorno in questa stagione e quindi esattamente 3 mesi dopo, il 13 dicembre, si vuole tornare a vincere qui al Picchi contro l'Empoli che sicuramente non è l'avversario più indicato perché la partita non ce la regalerà, prova a tenere botta Emerson, quindi pallone in verticale dalle parti di Coman, ottima palla per Coman che può correre davanti al portiere, Coman col destro! La risposta in calcio d'angolo di Bassi, il primo squillo del Livorno. Vuole lo scambio con Vicelizza, il pallone largo per Raxalt, occhio a Livorno che ha scoperto e arriva un palo dell'Empoli. Potrebbe essere qualcosa di serio, pallone largo per Bernardeschi intanto, dal fondo mette dentro a cercare Coman di testa! Livorno in vantaggio, Coman 1 a caso, fa 1-0 al 45esimo. Coman vuole spostare palla all'avversario, lo fa Coman ancora, prova ad infilarsi tra tutti, Coman, azione mostruosa di Coman, ha saltato tutti, fa 2-0, ma chi è questo? 2-0 per il Livorno, Kingsley Coman si fa tutto il campo, salta pure Bassi, e alla fine, nei momenti sbaglia, ma fa 2-0. Teschi
vuole buttarsi avanti il pallone e correre alla Bale. Paragone forse un po' eccessivo, Bernardeschi qui fa una grande giocata, si accentra, poi vuole l'assist, perché c'è Baluli in area, Baluli liscia il pallone, lascia lì, poi Pucciarelli, il cross arretrato, pericoloso per il destro di Michelizze che non trova la porta. 1 minuto e 15 al 90esimo, siamo 2-0 per noi, la doppietta di Coman ci sta facendo ritrovare la vittoria in casa, dopo 3 mesi, pallone dentro, arriva un gol, arriva il gol dell'Empoli, qui va rivista però, perché non ci ho capito molto. Ci siamo fatti sorprendere in maniera anche un po' imbarazzante sul primo palo, eh. Fischia la fine. Livorno batte Empoli 2-0 e torna in casa la vittoria dopo ben 3 mesi precisi. Era il 13 settembre, Livorno-Bologna 1-0. Oggi è il 13 dicembre, Livorno-Empoli 2-0. E Picchi che esplode perché questo testimonia il gran periodo della nostra stagione. Scusa, 2-1 chiaramente, non 2-0. Gol ininfluente al 90esimo e quindi decide la doppietta di Kingsley Coman, Livorno che ha un po' sofferto nel secondo tempo, soprattutto dopo l'infortunio di Don Sa, che ha avuto una ricaduta, speriamo non sia nulla di grave, ce lo dicono subito però. Speriamo bene. 5 giorni dovrebbe farcela per la sfida con la Roma. Rinviato dalle parti di Kevin Strootman, quindi palla carica a Gervinho, il destro e il gol di Gervinho. Roma che va subito in vantaggio con Livoriano. Dopo solo 3 minuti e mezzo al primo tiro della partita, 1-0 per i giallorossi. Destro, salta un uomo, salta anche Ritz, destro si presenta in area, destro vuole calciare in porta, mamma mia. Si ricardi ancora una volta, c'è Don Sa lì vicino, servito con la punta, prende forse un po' profondo, ci arriva Don Sa che la mette dentro, deviazione, poi Castan rischia con De Rossi, il destro di Ritz, la risposta di Muslera, il primo squillo del Livorno su un pasticcio difensivo della difesa della Roma. Poi Balzaretti per Nainggolan, posizione regolare, cross per Gervinho, il pallone sul fondo, serve Don Sa, palla limite per Baluli, che va sul sinistro, Baluli sul fondo, salta secco Maicon, contropiede del Livorno ancora una volta con Coman, Coman si accentra, Coman zona tiro, Coman calcia in porta col pallone forse deviato, Muslera respinge. Altra possibilità per la Roma con De Rossi, di tacco per i Turbe, traversa. Della porta giallorossa con Bonazzoli, c'è dentro Coman, il pallone deviato, poi occhio a Romagnoli che prova ad agganciare, si ostacolano e qui ci regalano anche un calcio d'angolo. Fuori destro e dentro Marco Borriello, Siligardi per Baluli, poi Rid, attenzione sta andando dentro Bonazzoli, Rid va da solo, poi lascia il pallone a Coman, da rigore Coman, la mette in porta, 1-1, segna sempre Coman che punisce anche la Roma, non bada a spese, il francesino è 1-1 all'Olimpico. Nainggolan, possiamo di Baluli, poi Borriello per De Rossi, Gervinho in area, Gervinho, pallone alto, però ce l'ha, guarda Nainggolan, calcia lui, pallone che si impenna e poi a Bogo sul colpo di testa di Turbe, si fa trovare pronto, sbaglia però rinvio il portiere del Livorno, attenzione a Nainggolan dentro per Borriello, 2-1, 2-1 il regalo della nostra squadra, il regalo di a Bogo, 2-1 per la Roma. Peccato ragazzi, peccato. Abbiamo fatto segnare Borriello. Poi De Rossi ancora, De Rossi in area, ricomincia da Strootman che ha provato a piazzare il pallone, l'Arrondo si immola, calcio d'angolo. Passare su De Rossi questa volta, poi trova Bonazzoli, occhio a Baluli, pensa a destro, Baluli con la deviazione decisiva di Castan, calcio d'angolo, 3 di recupero, tutto il Livorno in avanti per questo finale. Abbiamo assolutamente nulla da perdere. Devono salire assolutamente tutti, il cross dentro, a cercare Rid, colpo di testa col pallone che termina alto sulla porta di Muslera. Renzi, ma che vuole sgonfiare il pallone nel finale. Poi Gervinho per De Rossi, che non trova la porta, ma sul suo destro si chiude il match. Roma batte Livorno 2-1, ci fermiamo dopo 2 vittorie consecutive contro una squadra che comunque era forte, ma non per questo la sconfitta è meritata, nel senso che secondo me non abbiamo giocato poi così male e sicuramente abbiamo avuto anche più occasioni dei giallorossi. Ho visto che Edu Vargas ha il contratto in scadenza, scade tra 6 mesi, quindi teoricamente potremmo prenderlo a zero per quest'estate. È vero o no? No, fermate, vero? Mamma mia, spavento. Allora, offerta per Jefferson, offerta accettata, calcio mercato aperto. Ok. O lo va a giocare o lo vende a un altro club. Non, nessuna delle due cose. Allora, Jefferson
Un attimo di concentrazione, ragazzi. Andiamo un attimo sul rete mercato globale. Io avevo trovato, adesso magari facendovelo vedere, facciamo prima. Ok, Edu Vargas, contratto in scadenza fra 5 mesi. A noi potremo ingaggiarlo alla fine del contratto, quindi per quest'estate. È vero che noi al 99,9% non saremo più sulla panchina del Livorno, ma non si può mai dire. Quindi comunque io proverei a prenderlo alla scadenza del contratto. No, perché non abbiamo soldi. Quindi andiamo avanti e avevo trovato anche Bakogu. Bakogu si potrebbe prendere anche ora. Chiaramente però vanno chieste informazioni al Carpi. Il fatto che giochi in Serie B, nonostante sia comunque secondo me un grandissimo centravanti, vuol dire che possiamo provare a prenderlo, anche se non abbiamo molti soldi, ma ricordo che gioca al Carpi, quindi vediamo un po'. 7 milioni, perfetto. Perché non mi sto mai zitto? Io però potrei provare a prenderli come abbiamo preso tutti fino a questo momento e quindi in prestito stagionale. Proviamocela così, poi se proviamo anche il prestito con diritto di riscatto se proprio non vogliono darlo via in prestito facile. Allora, non lo vogliono cedere in prestito. Guardando il bicchiere mezzo pieno vuol dire anche che ce lo potrebbero dare in prestito con diritto di riscatto. Quindi chiaramente possiamo provare a prenderlo così, se no comunque possiamo anche cercare altri giocatori. C'era sempre quel Benzia, volendo. Ok, ho provato anche un prestito con diritto di riscatto per Benzia, ora vediamo cosa ci dice la dirigenza, speriamo bene, per favore, dateci almeno, che ne so, anche 2 milioni, però fatemi vedere che credete in me, dato che magari è la prossima gara. Cioè sì, ok, ditemi, vi possiamo dare 1 milione, 2 milioni, qualcosa datemi però. Chiedo 2 milioni, diciamo, facciamo 2 e mezzo, sempre termina la classifica. E adesso io che sospendo la registrazione mi vedo un po' anche gli altri attaccanti che si potrebbero prendere, voi comunque lasciatemeli nei commenti. Poi è chiaro che nel prossimo episodio, oltre a giocare, dovremo provare a comprare qualcuno lì davanti perché abbiamo Bonazzoli che è un bidone, molto semplicemente. E poi non abbiamo molta scelta lì davanti per quanto riguarda il centravanti. Abbiamo Coman che il centravanti lo sa fare bene e lo fa anche quando gioca esterno. Quindi detto questo, ragazzi, io sono pronto a chiudere il video. Vi invito a lasciare un bel pollicione in su se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se non lo siete già. Noi ci vediamo con i prossimi video. Bella.